Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione della domenica e come potete vedere oggi torniamo a parlare di Supernatural perché guarderemo insieme ben due versioni del pop di Sam. Se non conoscete bene questa serie vi lascio qui in alto a destra la card per andare a vedere la recensione di Castiel dove avevo fatto una piccola intro con le informazioni generali senza spoiler da sapere su questa serie. Cominciamo quindi guardando le due scatole. Sul logo pop troviamo la dicitura Television, qui in centro troviamo il logo di Supernatural ed entrambi sono il numero 93. Sulla scatola di sinistra potete vedere inoltre che questa versione è un'esclusiva di Underground Toys. Sui lati della scatola troviamo lo stesso sfondo di Castiel, che ha questo terreno molto arido, il cielo apocalittico o volendo un po' infernale. E ovviamente possiamo vedere i due artwork per intero che ci fanno già vedere che sono in due pose differenti. Per quanto riguarda il retro, invece, quello che troviamo assolutamente uguale è lo sfondo, quindi con il logo e una foto dei nostri fantastici Sam e Dean, mentre quello che cambia sono i personaggi indicati, perché nella scatola di sinistra troviamo semplicemente Sam, Dean e Castiel, mentre in quella di destra in aggiunta troviamo anche Charlie e Crowley. Ora procediamo con l'unboxing e andiamo a vedere Sam da vicino. Ecco qui i nostri due piccoli Sam fuori dalla scatola e come potete notare al Sam di destra ho dovuto mettere un pezzetto di fimo sotto la scarpa perché credo sia il mio pezzo nello specifico. Ha la scarpina di sinistra che non tocca bene per terra e di conseguenza non c'è verso di farlo stare in piedi da solo. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito a guardarli dalla testa. Per quanto riguarda la scultura dei capelli e del viso è praticamente identica. Come è abbastanza evidente, il Sam di sinistra ha la faccia completamente ricoperta da graziosi schizzi di sangue. Questo perché questa edizione speciale è in gergo chiamata Metallic e Bloody, ovvero ai vestiti color metallizzato, e gli schizzi di sangue un po' dappertutto. Proseguendo invece sulla parte inferiore, le differenze cominciano a farsi sentire parecchio, perché innanzitutto la posa è completamente diversa e come potete notare il Sam di sinistra è un po' più massiccio, mentre quello di destra sembra un po' più magrolino. La versione Metallic ha chiaramente la camicia color rosso metallizzato, che è veramente molto bello. In più troviamo anche la scultura e la pittura dei bottoni, che è fatta abbastanza bene. Sotto indossa una maglia azzurra e anche i jeans sono color blu metallizzato. Il Sam di destra invece indossa un completo nero con la camicia bianca e la cravatta azzurra con le righine. Questo perché è in, tra virgolette, versione FBI, dato che Sam e Dean nel corso delle serie si travestono più o meno da qualsiasi cosa a seconda delle occasioni, ma spesso si vestono da agenti dell'FBI. Vediamo inoltre che in vita porta una cintura e tiene le mani in tasca. Nella versione Metallic invece le mani sono chiuse a pugno, ha l'orologio nella mano sinistra e un braccialetto nero nella mano destra e sempre nella mano destra impugna un coltello, anche questo metallizzato, quindi sembra quasi argentato. Chiaramente poi troviamo schizzi di sangue in ogni dove. Una cosa che potete notare a occhio nudo è la differenza, oltretutto, della grandezza delle scarpe, perché il nostro Sam in versione Bloody ha dei piedoni giganti, mentre il nostro Sam in versione FBI ha questi aggraziatissimi piedini. E il primo indossa scarpe marroni e chiaramente l'altro scarpe nere lucide. Sul retro, per quanto riguarda i capelli, la scultura anche qui è assolutamente identica, mentre chiaramente quello che va a cambiare sono solamente i vestiti, ma da questa angolazione potete vedere che i vestiti in versione metallica sono veramente molto molto belli. Quindi ragazzi, queste sono le mie due versioni di Sam Winchester. Entrambi i pop sono molto carini e fatti anche bene, quindi se siete fan di Supernatural sono assolutamente consigliati da avere nella propria collezione. Se invece non l'avete ancora visto, vi consiglio caldamente di recuperarla, anche perché su Netflix trovate fino all'ottava stagione, se non mi ricordo male. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo mercoledì con il prossimo pop. Ciao!